benvenuti da Francesco Puma, prima puntata del 2018 di This is Futsal. Partiamo subito dalla Came che batte il Pescara, doppio vantaggio nel primo tempo con Grippi e Vieira, poi due tiri liberi di Cuzzolino. Tre passaggi e la Came fa 3-2 con questo bel pallonetto di Murilo Schiocche, poi Salas pareggia ancora i conti per il Pescara. Poi però è solo Came, Cuzzolino si fa espellere per doppia ammonizione ed arrivano i gol ancora di Murilo Schiocche e poi Belsito. Pescara che attacca col portiere di movimento, Rescia accorcia le distanze, ma Alemão legittima la vittoria della Came d'Ossona. Chieti Bertoni segna ancora al volo, stavolta col sinistro. L'Acqua e Sapone resta al comando e batte 6-2 il Cisternino. Raddoppia Calderolli e 3-0 di Murillo. Chiusura del primo tempo, Bruno accorcia le distanze, le ristabilisce Bocao. Poi Luca Ian su rigore, leggero per il Cisternino e Calderolli. Il Milano espugna il campo della Lazio e l'aggancia in classifica, biancocelesti avanti con un autogol, Leandrinho fa 1-1, Lion riporta in vantaggio i suoi, ma il Milano pareggia con Urio, inserisce il portiere e vince la partita con Alan. Spettacolare il derby campano del Paladirseu tra Eboli e Napoli, vantaggio del Napoli con il primo gol in azzurro di De Matos, Fornari sbaglia un tiro libero, ma si rifà segnando il gol del pareggio. Vittoria netta del Rieti a Imola, vince 5-0 la squadra di Bellarte, la sbloccano nel primo tempo Betao e Corsini. Nella ripresa Nicolodi, João Ausinho e ancora una volta Corsini con l'Imola Castello che attaccava col portiere di movimento. Vediamo con la gara di Sport Italia, continua il periodo di forma del Caos che batte il Pesaro 5-3, doppio vantaggio con Diane e Titon, poi il pari di Marcelinho e Stringari. Nella ripresa il Pesaro va nel Caos, ancora Titon per il 3-2, poi Fitz e Fusari che si sblocca, inutile la rete nel finale di Stringari. Game over.